Ciao amici, benvenuti a Quaderno di Vino. Oggi per darvi l'opportunità di conoscere i vini nuovi, questi nuovi, ci siamo spostati a Caluso per visitare l'azienda Cali Tantin. Siamo con Marco, lui è parte di questa intera famiglia che produce vino biologico di qualità. Grazie Marco di accoglierci oggi. Raccontaci un po' della vostra azienda, dei vostri prodotti. Sì, volentieri. Allora, io sono Marco, insieme a mio fratello Andrea e Gabriella, che è sua moglie, mio padre e mia madre, abbiamo la Cattantin Vini Biologici, che è un'azienda ormai storica, perché appunto dal nome si capisce che è una casa di Costantino, la casa di Costantino. Costantino è mio papà, nonché il nostro bisnonno, già proprietario delle terre che tuttora coltiviamo. Sono solamente 4 ettari, come hai detto tu, siamo un'azienda biologica, quindi piccolina, perché noi puntiamo alla qualità del prodotto, del vino, perché il vino parte dalla vigna, la frutta, l'uva, che poi viene lavorata. Quindi è molto importante non utilizzare, e noi non vogliamo assolutamente utilizzare prodotti chimici né in vigna né in cantina, quindi pesticidi, diserbanti, eccetera. Siamo molto piccoli a livello di terreni, ma possiamo, diamo la possibilità ai nostri clienti di assaggiare più tipologie di vino, in quanto abbiamo 8 vini che appunto cerchiamo di proporre al cliente per far capire l'autenticità del prodotto, in quanto qua i vitigni più vocati in questa zona qua sono il Barbera, il Dolcetto e sono quei vini di punta dove noi ci crediamo proprio, sono i nostri cavalli di battaglia, anche perché con della terra così ricca di argille e tufo i sentori, i profumi vengono esaltati. Due, però solo due parole di una primizia che ci hai dato prima su un vino che avrete fra poco tempo. Ecco, esatto. Facciamo solo due parole perché vogliamo che la gente si senta incuriosita di questo. Abbiamo piantato, sempre io e mio fratello, un piccolo vignotto di Gamba di Pernice, che è un vitigno autoctono di qua di Calosso. Quindi è un vitigno storico circoscritto alla zona di Calosso, sono pochissimi i produttori qua che lo fanno, noi saremo gli unici. Quindi essendo un vitigno di Calosso e noi gli unici a essere biologici, sarà l'unico vino biologico di Gamba di Pernice. Quando sarà il momento torneremo per parlare di quel vino. Assolutamente. E oggi perché dentro di tutta la vostra gamma hai scelto questo da mostrare ai nostri amici? Questo qua, noi abbiamo questo qui è Barbera d'Asti Superiore, e, diciamo è il vino che ci rappresenta meglio in quanto il vitigno è Barbera. L'abbiamo chiamato in questo caso Tra i Confini perché noi qua siamo proprio in una crocevia, siamo a Calosso, la casa, l'azienda è a Calosso, ma dall'altra parte della strada è Canelli e Moasca alle nostre spalle, quindi siamo proprio in una zona, l'abbiamo chiamato Tra i Confini proprio per far capire che siamo in una zona ben specifica, perché qua in zona è conosciuto proprio come Tra i Confini, Tra i Terme, qua come la gente lo conosceva. E allora abbiamo voluto sottolineare questo tipo di vino con questo nome che rappresenta bene. Il Barbera ovviamente è il vitigno del Monferrato, sì. Il vino che rappresenta meglio il Monferrato. A noi familiare piace particolarmente bene perché, come dice mio padre, siamo prima noi a bercelo il vino e poi lo vendiamo, quindi lo facciamo, quindi lo facciamo che piace a noi. Infatti il Barbera Superiore, come tanti sapranno, diventa tale se posto in barrique almeno 6 mesi. Noi facciamo la stessa cosa, dai 6 mesi ai anche 2-3 anni. Noi lo teniamo soltanto 6 mesi in barrique che sono già state utilizzate. Compriamo barrique da aziende biologiche, perché noi dobbiamo... Così non si salta il legno. Esatto, per non dare troppo sentore di legno, perché noi personalmente, se c'è troppo sentore di legno,
non è una bella caratteristica, perde le caratteristiche del Barbera, quindi noi abbiamo voluto. E come vedi, siamo in cantina, quindi parlare del colore non viene tanto al caso, però il colore io ormai lo conosco bene, perché è, tra l'altro, è del 2009, questo che vi vado a proporre è un rosso rubino intenso, molto cupo, sì, molto cupo, si vede che c'è stato un invecchiamento. Adesso questo, in questo caso, è in bottiglia dal 2012 e quindi ha avuto una bella evoluzione a livello olfattivo. È morbido e nonostante i suoi 15 gradi, perché è stata un'annata incredibile il 2009 ed è potentissimo, nonostante i suoi 15 gradi sia a livello olfattivo che in bocca, al gusto non è eccessivamente è molto morbido e caldo come vino, infatti è adattissimo con piatti della tradizione contadina, nel nostro caso possono essere bolliti comunque, o primi o secondi importanti, bolliti, selvaggina, arrosti. Arrosti di carne, eccetera. Quindi diciamo che è il vino per eccellenza che i nonni bevevano ogni giorno, almeno un bicchiere, quindi bene o male si adatta tutto ad una cucina comunque semplice. Andiamo a assaggiarlo e cosa possiamo commentare? Guarda, quello che io posso dirti è che è un vino rotondo, morbido. È molto morbido, è molto morbido e persistente. Ha persistente, una, è un tannino piacevole. Piacevole, ha una dolce astringenza, sì. Non è aggressivo, e questo è dato dall'invecchiamento in bottiglia. Adesso si è smorzato un po'. Ma fa venire voglia di mangiare. Sì. Hai voglia di andiamo a tagliare subito un altro salame. E quindi è adattissimo per delle cene importanti, dei pranzi importanti. Questa Barbera è particolarmente speciale perché è l'espressione assoluta della purezza di questo vitigno. Purezza per il 100% e purezza per il trattamento biologico. Assolutamente. Un vino piacevole, autentico. Quanto costa questo vino se la gente viene qui? Qua in cantina lo mettiamo a un prezzo che molti ci prenderanno in giro, perché effettivamente è, però per chi viene qua è giusto che ci sia un prezzo abbordabile, ed è 12 euro. Per chi ci viene a trovare, inoltre, come valore aggiunto, gli faremo fare una passeggiata nelle vigne, come hai visto. Perfetto. Visita la cantina, questa dove ci troviamo adesso, che parlavamo prima della luce, non è adattissima nell'analizzare il colore del vino. Siamo nella cantina del bisnonno. Addirittura, come dicevo prima, le siete una azienda di più di 100 anni. Abbiamo più di 100 anni, proprio a livello di terra e tutto quanto. E quindi è una bella tradizione che stiamo portando avanti con passione, ed è naturale perché nascendo qua fai parte, avendo questo senso di appartenenza, solo offrite prodotti di qualità. Assolutamente. Marco, wow, spettacolare tutto quanto. Avete conosciuto casa vostra, la vostra cantina, aver assaggiato i vostri vini. Grazie, grazie. Facciamo un salute. Ci diciamo ai nostri amici ciao e viva.